Sono Don Giovanni, parroco della parrocchia San Leonardo, e vorrei esprimere un gratitudine, il mio pensiero, soprattutto nei confronti di tanti volontari che hanno per tanti anni sostenuto il lavoro e il servizio in questa mensa a favore dei più poveri e dei più bisognosi. E dopo tutti questi anni, ecco, abbiamo pensato di ristrutturare la mensa per un servizio più attento verso i più poveri della nostra città e per dare a tutti anche un conforto, un aiuto, un sostegno, perché tutti possano sentirsi accolti in questa casa, soprattutto all'inizio di questo grande giubileo, il giubileo della misericordia, perché insieme alle preghiere, insieme alla celebrazione, insieme al perdono dei peccati, ecco, possiamo testimoniare la misericordia di Dio verso i fratelli più bisognosi. Ed ecco perché abbiamo pensato di ristrutturare questi locali, di renderli più confortevoli e di accogliere, ecco, i poveri della nostra città. Perciò noi vogliamo rendere lode al Signore, ringraziare tutti per la loro collaborazione, per la disponibilità che danno nel continuare questo servizio e anche per il bene che continueranno a fare nei confronti di questa mensa che è al servizio dei più poveri e dei tanti che la sosterranno anche da un punto di vista economico, con il loro contributo, con il loro servizio, il loro impegno nel volontariato. Perciò vorrei ringraziare tutti per la disponibilità, per il servizio e per la dedizione a quest'opera di Dio. Grazie. Innanzitutto ringrazio colui che ha avuto questa bellissima idea di onorarmi. L'abbiamo avuto tutti! Tutti! E tutta la comunità, tutte le donne che sono state qua sono state bravissime e ci volevamo. Senza escludere nessuno. E io ho fatto il mio dovere. Ci siamo voluto bene, ci siamo trattati, qualche volta c'è stata. Faceva parte del servizio. Hanno mangiato sempre bene, questa non era una mensa di poveri, non un piatto e solo, mangiavano un ristorantino. Cucinavamo molto bene, si mangiava bene. E si mangiava bene.